Oggi pensiamo al papà. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuovo video, regalo per la festa del papà. Un regalo bellissimo con le cose che recuperiamo a casa, senza bisogno di uscire per comprare materiali. Vediamo cosa abbiamo in giro, perché durante il tutorial vi darò una serie di alternative all'utilizzo dei materiali. Prima di andare di là, pollice in su, condivisione, fatto tutto. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il regalo per la festa del papà, che cosa sarà. Ed ecco il super occorrente per preparare in casa un bellissimo regalo per il nostro papino. Matita, righello, colla, va bene quella che avete, qualunque, anche una Vinavil, taglia balsa. Il nostro regalo potrà essere fatto o con un pezzo di cartoncino retro album Bristol, per intenderci, quello flessibile ma che se non è troppo spinto non si piega tanto. Io in casa penso che tutti abbiate questo. Potete sostituirlo con del linoleum, anche se flessibile andrà benissimo lo stesso. Con del compensato non troppo spesso, un 4 mm andrà benissimo lo stesso. Con del Forex, quella plastica semirigida, anche questo un 4 mm, di questo anche un 3 va benissimo lo stesso. Io ho anche qui un compensatino, sapete dei mobili IKEA, quelli che vanno dietro ai mobili? Ecco, se lo avete potete riciclarlo anche, molte volte avanzano dei mobili IKEA questi pezzi, o avete buttato dei mobili e vi è rimasto, potete utilizzare anche questo. Poi ci occorrerà un cartone per preparare la sagoma, eccola qua. E poi qualcosa per rivestire il mio cartoncino. Adesso, se voi lo farete in balsa o in forex o in truciolato della mensolina dell'IKEA, non ci sarà neanche bisogno di foderarlo, mentre se lo farete in cartoncino è sempre meglio foderarlo, perché viene più grazioso. E allora, per foderarlo, io ho qui della carta velluto e ce l'ho rossa e verde, verde come base e rossa come decorazione. Ma se voi non avete la carta velluto, vi occorrerà semplicemente della colla e della stoffa, qualunque tipo di stoffa, un jeans, una camicia vecchia che non usate più, un vecchio panno da cucina, quello che avete a disposizione, riesumatelo, oppure anche del filo di lana da arrotolare tutto attorno all'oggettino che stiamo preparando. Stiamo preparando un portacravatte. Cominciamo subito. Come prima cosa decidiamo quanto vogliamo lungo il nostro oggettino. Allora, io prendo qui la misura da zero, con l'attaccatura io lo farei un 45 centimetri. Preso il mio cartoncino, il mio ha un lato dritto, quindi prenderò sempre lui come punto di riferimento. Nella parte sommitale disegnerò come il giro di una gruccia. Se non lo sapete fare a mano libera, prendete una gruccia tipo questa qua e semplicemente ricalcatelo. Con l'unica accortezza che, arrivati a questo punto, giriate un pochettino e vi portiate un po' più così al centro, ok? Facendo in modo che questo arrivi esattamente al centro della vostra cravatta. Io, per esempio, adesso a questa altezza voglio fare il nodo della cravatta e lo farò di 8 cm circa, così. Al centro della linea in mezzo alla gruccia, che sarà qua, tiro giù una linea dritta dritta, così. Ora mi fermo dal curare tutta la composizione e curerò solamente mezzo lato di essa, quindi faccio un bel rombetto e poi costruisco proprio una cravatta, allargando qui il più possibile. Uno, e facendo arrivare questo punto, quindi facendo da prima la punta della cravatta, che posso fare più o meno stretta a seconda quanto voglio largo il mio aggeggino, e poi prendo la parte inferiore del nodo della cravatta e congiungo questo angolino qui con la parte più larga della punta della cravatta. Più larga farò questa parte, per intenderci,
più capiente ovviamente sarà il vano portacravatte, ma questo dipende anche dalla dimensione che volete dare al vostro oggettino. A questo punto io ritaglio la mia sagoma e ricalco. La parte più importante da ricalcare, non ci credete, ma è la linea mediana, anche se poi non ci servirà nulla nel proseguo del lavoro, ma adesso sì, perché adesso ci serve per poi girare la cravatta e farla speculare dall'altra parte. Ricalco i bordi e ricalco anche l'aggancio. A questo punto giro la mia cravatta, appoggio soltanto il bordo così e chiudo così la mia cravattella. Arrivati a questo punto, cosa devo fare? A questo punto dobbiamo fare in modo di capire in quanti settori possiamo scanalare questa cravatta per fare alloggiare le cravatte di nostro papà. Allora, lasciamo 6 centimetri dalla punta per una cravatta che sia lunga, abbiamo detto 36 centimetri dal nodo, e a 6 centimetri tracciamo la prima linea e apriamo la prima scassatura, che sarà lunga 7 centimetri. Lasciamo 1,5 centimetri e un altro 1,5 centimetri e apriamo una seconda scassatura sempre da 7 centimetri. Tracciamo quindi delle linee 1,5 centimetri dopo 1,5 centimetri. Finché abbiamo un buon margine, io direi fino a 2 cm di margine, possiamo lasciare le aperture a 7 cm. Man mano che il margine si restringe, rimpiccioliamo anche quelle che saranno le aperture, le scassature della cravatta, perché tutte queste dovranno andare via, dovranno essere ritagliate. Bene, le caselle che mi sono entrate sono 7, quindi una per ogni giorno della settimana, e allora cominciamo a ritagliare gli spazi. Rifiliamo anche il perimetro della cravatta e poi sistemiamo le sfrangiature sulle varie aperture. A questo punto ognuno prenda ciò che avrà deciso di usare per rivestire il proprio appendicravatte. Quindi io, che ho deciso di usare la carta velluto, ne ritaglierò un pezzo un po' in disavanzo. Elimino l'adesivo, la mia carta è adesiva, ma anche se adesiva sporcherò di colla la parte anteriore del mio appendino. Messa la colla su tutto, adagio il mio portacravatte e presso ben bene. Taglio un po' al centro tutte le fessure, ma le taglio al centro lasciando 0,5 centimetri e 0,5 centimetri di bordo. Vedete, questo pezzo qui non lo taglio, non taglio neanche questo pezzo qui. Vi zoom e vi faccio vedere. Lascio 0,5 centimetri, tiro via la linea e lascio 0,5 centimetri. Quindi cosa faccio? Dagli angoli tiro delle diagonali, traccio, diciamo così, col tagliabalza delle diagonali che mi permetteranno di fare questo lavoro. Guardate, ve ne faccio vedere uno.
sistemiamo i bordi di ogni singola casellina. Sistemerò prima i bordi di tutta la cravatta e poi, come vi ho fatto vedere, i bordi di ogni singola casellina. Per sistemare i bordi della cravatta creerò un disavanzo, quindi taglierò su tutti gli angoli, quindi separerò la carta e andrò a creare un disavanzo così, che sia abbastanza ma non troppo. In questa parte dove c'è il manico sfrangio a piccoli pezzi e tiro su così a poco. A questo punto la parte frontale del nostro appendino è fatta e sarebbe già carina così, ma vogliamo regalare una cosa così semplice al nostro papà? Assolutamente no. Rendiamo regimental questa cravatta. Per i più giovani la regimental è una cravatta a strisce oblique. E allora adesso creiamo delle striscette sempre in carta velluto, senza neanche badare troppo alla misura. E quindi vado ad incollare queste strisce con andamento obliquo, quindi le farò passare sopra e rigirerò all'indentro il disavanzo, così, ok, su tutta la cravatta. Arrivati a questo punto, il nostro portacravatte è quasi completato. Dobbiamo rifinire la parte retrostante, dove si nascondono tutte le magagne del nostro bellissimo oggetto artigianale, perché c'è un bel po' di lavoro dietro. E allora iniziamo subito. Con la colla sporco ben bene tutto il retro del mio appendino, quindi adagio. Lascio asciugare, tirare un pochino la colla. Quando la colla è bella e asciutta, non è questo il mio caso, rifilo ben bene tutta la cravatta. E abbiamo finito anche per quest'anno. Anche reclusi in casa, il papà avrà uno stupendo regalo per la sua festa. E ovviamente se il papà non porta la cravatta, non vi preoccupate, perché ci può prendere le cinture. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo subito dopo. Visto che bello il nostro portacravatte, rifinito in fronte retro, bello stabile anche in cartone, ma con tutte le alternative che vorrete. Scegliete poi i colori preferiti dal vostro papà e buon 19 marzo a tutti i papà. Tutti i papà di Arte per Te. Detto ciò, non mi rimane che salutarvi, fare i miei migliori auguri a tutti i papà, specie in un periodo come questo, colonna portante della famiglia. Auguri papà! Godiamoceli un po' di più se sono a casa con noi e noi ci vediamo sempre qui per un prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, alla prossima volta, ciao!